Presento il programma in sintesi del corso numero 3 di Anitel FAD, Didattica digitale e risorse per la LIM. Vi chiedo di seguire sullo schema che vedete alle mie spalle il percorso formativo che abbiamo previsto per voi. Gli obiettivi generali del docente in formazione, innanzitutto abbiamo stabilito che sono questi: acquisire la capacità di pianificare attività didattiche che prevedano l'integrazione della LIM, poi saper reperire e utilizzare risorse e strumenti digitali nella didattica in classe con la LIM e quindi saper integrare la LIM nella conduzione delle attività didattiche, nelle interazioni con e tra gli studenti. E ancora saper individuare gli elementi di innovazione e le criticità. Come obiettivi generali di noi tutor, abbiamo previsto di offrire un supporto pratico al lavoro del docente in formazione in modo da aiutarlo a sviluppare le sue abilità e a riflettere sulla pratica didattica e sulle strategie e metodologie che sta utilizzando. Inoltre, siamo qui per supportare il docente nella riflessione, nell'analisi delle esperienze dei colleghi del corso, in modo da trarne elementi utili da utilizzare nella propria pratica didattica, quella che chiamiamo socializzazione delle buone pratiche. Intanto siamo anche qui per incoraggiare e supportare il docente nella individuazione dei percorsi didattici che compongono l'offerta formativa nella sperimentazione di nuove strategie didattiche in classe. E infine direi supportare il corsista nella valutazione di punti di forza e criticità dell'esperienza. Come avviene la formazione? Nella prima fase abbiamo questa introduzione alla LIM con un'analisi delle funzionalità della LIM e familiarizzazione con gli strumenti di formazione online. Naturalmente la conoscenza dei contenuti della formazione e lo sviluppo online di riflessione sull'uso didattico della LIM, quindi progettare una lezione con la LIM. L'attività si svolgerà come progettazione, produzione, sperimentazione e documentazione del percorso, quindi una riflessione sull'esperienza e sulla metodologia didattica, con la condivisione con i colleghi, anche al fine di creare un repository di queste lezioni, di questi materiali. Naturalmente, noi utilizzeremo come ambiente principale la piattaforma Moodle, che è una piattaforma per la formazione a distanza, un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online, e è un prodotto open source e guidiamo anche all'utilizzo di questa piattaforma per la loro formazione. Il Moodle fornisce un supporto all'attività didattica attraverso una serie di strumenti molto ampie e articolate e quindi i docenti, gli allievi, tramite una password possono accedere alle aree dei singoli corsi. Le attività standard che Moodle permette sono appunto i compiti, le domande, i forum, le risorse, cioè i contenuti del corso, sondaggi, inchieste, con una tecnologia semplice, efficiente e piuttosto leggera. L'elenco dei corsi descrive ciascun corso presente sul server, compresa l'accessibilità agli ospiti. È possibile categorizzare e ricercare i corsi. Un sito Moodle è in grado di supportare migliaia di corsi. Sono anche rilevanti le misure di sicurezza e il sito viene gestito da un amministratore definito durante l'installazione. Un account di amministrazione controlla la creazione dei corsi e assegna studenti ai corsi. Gli studenti sono incoraggiati a costruire un profilo online e ciascuna persona necessita di un solo account per l'intero server. Alcune attività che noi proporremo sarà proprio questa condivisione di materiali mediante qualsiasi contenuto elettronico, Word, PowerPoint, Flash, video, suoni, eccetera. Poi è possibile creare un collegamento ai contenuti esterni presenti sul web.
E all'interno della piattaforma sarà disponibile un'area all'interno della quale si potrà visualizzare e scaricare tutto il materiale didattico messo a disposizione dai docenti su supporto informatico. Il compito, che è diciamo, finalizzato anche alla valutazione dei crediti, la valutazione è stata stabilita in anticipo e viene pubblicata, e comprende l'accesso ai fondi, i compiti, i materiali e anche la presenza qui in SL agli incontri sincroni, che non è vincolante, però è importante per una comunicazione più immediata. Il compito ha una data di scadenza che ha un voto massimo. Possono scaricare gli studenti, i corsisti possono scaricare i loro compiti. E naturalmente possono con i loro tempi e entro la scadenza rinviarlo. I forum sono disponibili per uno per ogni modulo, i nostri moduli sono 7 e ci sono quelli dedicati alle notizie relativi ai corsi, aperti a tutti e anche discussioni per utente. Tutti gli interventi presentano tracciamento e quindi viene ogni volta che viene inserito il forum è anche possibile inviare un'email di notifica a tutti gli iscritti al forum stesso, quindi le comunicazioni saranno immediate. Il docente può scegliere di non consentire le risposte e poi abbiamo anche un database per riutilizzare in diversi quiz le domande eventuali. È possibile memorizzare le domande in categorie e poi dopo, naturalmente la gestione della valutazione verrà anche, ampiamente specificata e, resa trasparente per i corsisti. La piattaforma Moodle è stata già ampiamente sperimentata con ottimi risultati. E quindi ha moltissimi utenti e una validità sperimentale. Noi tutor saremo a disposizione per ogni supporto, sia tecnico che didattico, e le comunicazioni avverranno tramite i forum e tramite la piattaforma stessa. Naturalmente auguro a tutti un buon lavoro e un apprendimento collaborativo efficace e produttivo per tutti. Sicuramente sarà un'esperienza valida e motivante che arricchirà e innoverà la nostra attività quotidiana e la nostra realtà in classe. Quindi buon lavoro a tutti e benvenuti al corso di didattica digitale e risorse con la LIM. Grazie, a presto.